Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Inizio un vlog in un modo diverso, ma come in tanti di voi avete visto, ho proprio cambiato il mio modo di fare i vlog, cioè vi riprendo proprio quando faccio le cose che facciamo tutti. Sono le 10:10, io stamattina, come tutte quante noi, ho già fatto miliardi di cose, sono appena stata in un ufficio e devo andare tra un'oretta in un altro, però ho detto torno a casa, volevo sinceramente passare dai miei genitori, ma ho detto mamma vengo domani perché non ce la faccio, ho miliardi di cose da fare a casa e devo andare a lavorare. Allora, tra cui mettere a posto la lavastoviglie che prima di andare via aveva terminato. Qui ci sono le lenzuola di mia figlia che si è cambiata il letto ed è andata al lavoro. Qui ci sono le mie lenzuola che hanno terminato e devo assolutamente stendere perché devo, ciao mio bimbo, mettere su loro. Poi, prima di andare via, ho svuotato l'asciugatrice e pulita benissimo perché mia figlia si è già pulita anche la sua stanza, per fortuna. Perché era già 2 o 3 volte che la pulivo così alla veloce, invece stamattina gli ho passato anche proprio l'aspirapolvere. Qui ho tutti i panni che erano nell'asciugatrice da sistemare e qui ho un'altra lavatrice pronta da mandar su. Quindi sono andata via proprio così, po, 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 po. Lì sono riuscita a lavare il contenitore della lava asciugapavimenti, che stamattina sono almeno riuscita a fare quello. Sono riuscita anche a pulire questo qui, sapete che io lo sbatto, voilà, sul divano, cosa che odia mio marito. Stamattina sono riuscita a pulire bene la doccia, ragazzi, ho trovato un metodo che forse sarò l'ultima a saperlo, ma credo davvero di essere l'ultima, che l'ho scoperto all'ultimo, perché l'altro giorno volevo andare a prendere questo che l'ho quasi terminato e allargando lo sguardo, e l'avete visto in uno degli ultimi, credo, miei video, ho visto lo scioglicalcare. Perché una ragazza di voi su Instagram mi ha detto: guarda Sabri, bisogna che prima utilizzi lo scioglicalcare e poi l'anticalcare. Io non lo. Sì, ragazze, guardate, io sono 30 anni, boh, non so da quanto pulisco, ma non lo sapevo. Per me erano tutti anticalcare. Quindi ieri ho preso lo scioglicalcare o l'altro ieri. L'ho messo dappertutto, anche nelle mattonelle che avevano sempre questa patina bianca, essendo molto scure, però secondo me non l'ho dato bene bene dappertutto perché ero di corsa. Prima ho dato questo scioglicalcare, l'ho fatto agire, l'ho sciacquato e guardate, qui l'ho dato benissimo. Qua vicino vedete che c'è ancora del bianco, nei lati non l'ho dato bene bene. Lo vedete che ho ancora del bianco, quindi magari domani, dopodomani, magari domani pomeriggio, adesso no perché devo fare 50.000 cose, devo preparare la cena, devo prepararmi il pranzo. Ho dato prima questo, lo scioglicalcare, fatto agire, sciacquato e poi gli ho passato l'anticalcare. Giustamente, poi magari mi sbaglio, però è un'azione, ragazzi, che io ripeto una volta a settimana. Non sono una persona, questo qui poi l'ho terminato e non l'ho comprato. Bravissima Sabri, e una volta alla settimana perché ho paura che dando tutti questi prodotti, anche se c'è la possibilità di dargli l'aceto, altre cose, ma ragazzi, a me io ho un'acqua molto, molto dura e non mi fa niente, né l'aceto né nulla, devo dargli proprio l'anticalcare, ma lo do una volta alla settimana perché non voglio assolutamente recare danni. Allora, qui fuori ho ancora i tappeti che ho steso un paio di giorni fa, ma devo vedere se si sono asciugati perché anche ieri al lavoro sono tornata a casa tardissimo. Stanotte io non ho chiuso occhio, infatti ho fatto una storia su Instagram, cioè ho dormito, ma ogni tanto mi alzavo perché avevo questo forte mal di testa, ragazze. E stamattina ho mangiato, mi sono presa 2 Mom & Dolls e infatti mi è passato, qui ho anche questi panni che si sono asciugati, 2 Mom & Dolls così mi è passato. Stamattina ho messo solamente il blush, ragazzi, io sinceramente ho notato che CC cream, BB cream, CC cream, TT team, TT cum, tutto cum, a me non piacciono su di me, neanche, tranne il fondotinta che utilizzo quello di Sephora
e della Nabla che sono molto glow, e io avendo una pelle secca e poi ho 50 anni, io preferisco, ragazzi, non mettermi nulla se non un po' di blush, la vedo molto più bella, più luminosa, non lo so. Comunque quella lì la utilizzerò, tanto non ho problemi, anche quando inizierò a sbiancarmi un po' la utilizzo, ma preferisco durante la settimana non mettere nulla. Allora, nel frattempo, ragazze, io vi posiziono, ho cambiato anche le lenzuola, ma non vi dico per... C'è Joy che fa lo sciocco, che gioca, è felice. Per mettere il copri più o meno, ma chi me lo fa fare? Divento scema. Infatti, stavo pensando che il prossimo anno mi prendo una trapunta normale e se ho voglia gli metto il copri più o meno, se non ho voglia gli metto le lenzuola con il lenzuolo completo, perché solitamente noi il lenzuolo di sopra non lo mettiamo, cambiando il copri più o meno spesso. Metto lenzuola sopra, lenzuolo sotto e basta, perché non voglio, cioè davvero da diventare matta. Mio marito mi fa: ma non cambiarlo tutte le settimane, cioè non posso non cambiarlo tutte le settimane, anche se noi ci laviamo tutti i giorni, per carità, abbiamo il pigiama, però è una cosa che non riesco, anche perché sappiamo che durante la notte noi la nostra pelle si squama e anche se rimane tutto all'interno del pigiama, credo, non lo so, però non lo so, io non ce la faccio. Poi i capelli, anche se mio marito se li lava tutti i giorni, io ogni 2 giorni, però io ho proprio bisogno di cambiare spesso le lenzuola. Mi piace entrare nel letto con le lenzuola fresche. Allora, io continuo con le mie cose, vado a stendere, non so che cosa preparare per pranzo, ma per pranzo non ci sono problemi. Mia figlia le ho già preparato il pranzo perché lei mangia al lavoro, io invece mangio a casa, sicuramente carboidrati. Vi dirò che è da 2 o 3 giorni che sto tornando a mangiare bene, sano, infatti mi sento meglio. Ultimamente era un morire, stavo mangiando davvero male male e non vedo l'ora perché sabato mattina partirò con le mie amiche, non siamo in tante, non so se ve l'avevo già detto, ma una non poteva venire e l'altra si è ammalata. Vabbè, siamo tre o quattro e partiremo e dopo vi farò vedere tutto quanto e non vedo l'ora. Devo anche preparare qualcosa, non so che cosa, ma perché la sera mi porteranno a vedere una cosa e quindi prendo su, non lo so se è un abito, un pantalone, anche perché io sono molto freddolosa e non voglio patire il freddo. Tutto, niente, niente di che. Farvi vedere la posizione di questo cagnolino. Cosa stai facendo? Io dico, ma un cagnolino così, Monello, ma proprio io dovevo prendere. Cosa stai facendo? Ah, perché lì c'è la mia giacca pelosa, che lui pensa che sia una cagnolina. E questo è, immaginavo, non è una barboncina, capito, bimbo? Non è una barboncina quella, come te lo devo dire? Ragazze, ho messo la lavatrice, polvere del Conad che purtroppo non trovo più, non trovo più, è strapiena. E poi ho messo il mio amato Mon Amour e un po' di candeggina. Nel frattempo ho messo su anche l'asciugatrice, faccio eco, accendo e almeno 60 gradi. 4 ore, no, 2 ore, beh, 2 euro magari, 2 ore e 40, ok, perché io voglio che le lenzuoli, oh mamma mia ragazze, che le lenzuola lavino bene e tanto, io sono così. Allora, adesso metto a posto anche la lavastoviglie, poi prendo un caffè prima di andare di nuovo via, ma vado a piedi, perché visto che non mi alleno voglio andare a piedi. E poi qui ragazzi, per stasera ho... ancora mi sono avanzate da ieri il cavolo nero buono, l'ho condito con olio aceto e
sale e niente, l'ho tirato fuori perché o lo mangio adesso o lo rimetto nel frigo perché lo mangio stasera. Penso più di mangiarlo di nuovo stasera, altrimenti non so cosa preparare per cena stasera. Per stasera credo di tirare fuori delle braciole di tonno per i miei, e io invece ho una gran voglia di farli. Le sto vedendo in televisione, non so se avete visto quella pubblicità, le friselle con pomodori, io ho della rucola che mi sta andando a male. Poi ieri ragazze mi sono fatta una piedina con un po' di hummus di ceci, della rucola e della zucca grigliata. E ho fatto una bella piedina, mi sono mangiata quella e mi ha saziato. E niente, ho voglia di mangiare queste cose qui fresche, che è freddo, uno non dovrebbe avere voglia, ma io ne ho voglia. E mi sa che me la faccio o stasera o a mezzogiorno. Però perché sono una pastara e mi piacerebbe mangiarmi una bella, un bel cottino di pasta. Adesso vedo. Comunque ragazzi, le tazzine di Maison du Monde, che io ormai da 4 anni col kit di sopra, stanno diventando tutte gialle, l'ha notato anche mio marito, è un peccato. L'altro giorno quando sono andata da Maison du Monde ho guardato per vedere se c'era ancora, però c'è, ma l'hanno fatto molto più grande quel kit che ho di tazzine e sottotazzine. E non l'ho preso, era troppo grande. Vabbè, adesso finisco qui, poi prendo il caffè, mangio qualcosina al volo, anche se ho mangiato 3 noci, ma no, mi sa di no, che non mangio nulla. E poi mi preparo anche la tavola per stasera, così è pronta. Metto nel frigorifero il tonno, la bracciola proprio di tonno per i miei, così stasera gliele faccio o nella friggitrice ad aria o in padella. Adesso vedo e poi... E poi si va. Caffè ragazze, caffettino ci vuole. Ho messo questa maglia, mamma mia quanto mi piace, ma davvero tantissimo, morbida, stupenda. Caffè, io ho messo lo zucchero di canna, sto cercando di limitare anche il dolcificante ragazze, perché qua la situazione degenera. Comunque tempo è orribile, fa un freddo, ma un freddo che non si pole. Io non vedo l'ora che arrivi l'estate, so che tutti mi odiano, ma io sto bene, cioè l'estate per me è proprio vita, lo sapete. Allora, ho messo sull'acqua, alla fine ho deciso di farmi un piatto di pasta e con, non lo so ragazzi, vediamo. Ultimamente sto amando piatti strani, non so cosa mi è successo, io non seguo più la dieta che mi dava la mia nutrizionista, anche perché era una dieta molto semplice. Sto cercando di mantenermi per quanto riguarda la quantità di carboidrati, sappiamo le cose che fanno ingrassare, quindi io metto la mia stessa quantità di carboidrati, però ci metto un sacco di verdura, ma verdura strana, cose che io ad esempio il cavolo nero mi faceva schifo, gli spinaci mi facevano schifo, ah anche gli spinaci, posso farmi anche gli spinaci con la mozzarella, mi piace tantissimo. Anche quello, se no voglio farmi, ma adesso vedo domani sera perché ho bisogno di un po' più di tempo, la pizza ceci, forse ve l'ho già detto, non lo so, la pizza con i ceci, e mi piacerebbe tantissimo farla, adesso vedo una di queste sere, non so ai miei se piace, però a mia figlia i ceci le piacciono, le piace la mozzarella, non lo so. Vabbè, qui l'acqua l'ho messa su, così ho, credo di riuscire a prepararmela, così quando torno a casa mangio al volo, mi apparecchio già anche per stasera, così la tavola è pronta. In borsa avevo
credo una decina di pacchi di fazzoletti, perché quando vado in giro mio marito si soffia il naso ogni 5 minuti, quando è raffreddore, non sempre, e quindi dice sempre porta i fazzoletti, porta il pacco di fazzoletti, perché lui ne consuma uno ogni 5 minuti. E quindi avevo la borsa piena, adesso l'ho tolta, il raffreddore gli è passato, ne ho giusto uno pieno, nuovo, così tengo quello lì. Allora, niente ragazze, io faccio tutte le mie cosine. Ah, volevo farvi vedere che, siccome una mia amica, mi ero dimenticata anche questo, mi ha regalato un buono da Pinalli, sono andata e la ragazza mi ha detto che posso anche spenderlo un po' alla volta. Sinceramente c'erano un sacco di cose, ma non ne avevo bisogno. Volevo una matita verde, tipo questa nera della Nabla, sapete che io utilizzo sempre questa, ma purtroppo l'aveva finita, mi ha detto che le arriverà, tanto buono per un anno. Vi faccio vedere che cosa ho preso, perché lei sa la mia passione per il make-up, ma come sapete sto prendendo cose che utilizzo, e ho preso questo stick, vabbè, Sabri, per il contouring, perché avete visto utilizzo molto il contouring, mi piace più del fondotinta, più del blush, cose del genere. Allora, invece che prendere delle cavolate, mi sono presa questo qui, molto freddo. L'ho visto una ragazza su Instagram che ha, sì amore, consigliato dei colori freddi come contouring, visto che io il caldi ce l'ho, che ho usato anche stamattina, quello di no, vabbè ragazzi, io ho bisogno di qualche medicina per la memoria, perché non mi ricordo più niente, forse perché so di essere di corsa. Quello di, non me lo ricordo, dopo se riesco me lo prendo. Comunque quel kit che ho preso ultimamente non me lo ricordo. Comunque ho preso questo di Diego Della Palma nella numerazione 51, è proprio quella più fredda, è uno stickettino così che viene 23 euro lì morte, però Diego Della Palma. Comunque lo apro, tanto lo vado ad utilizzare. Ha questa ricopritura in plastica come quelli della Milk, che secondo me quelli della Milk, non mi ricordo se costano pressappoco uguali, e non mi sono mai piaciuti, anzi devo ritirare fuori per finirli, perché ne avevo proprio poco. E questo qui è, sì, 51, mi sembrava molto più freddo. Comunque è così, ve lo tiro su, e questo serve per fare le ombre. Vedete, è abbastanza freddo. Mi sembrava molto più freddo. Mi sembrava proprio grigio. Però era il 51. Ma vabbè. Comunque è questo qui che serve proprio per fare il contouring. Il famoso 3. Sono, diciamo, per fare le ombre, e poi si sfuma molto bene. E niente, ho preso solo questo. E poi la ragazza gentilmente, guardate, strano, perché quando sono andata a Ravenna nell'altro Pinalli, non mi avevo preso parecchia roba per il mio sconto, non mi avevano regalato proprio nulla. Allora, quello lì, questo qui 23,90, mi ha regalato un sacco di cosine. Mi ha chiesto se volevo qualcosa per, cioè, come profumazione o come roba per il viso. Io ho preferito più creme, perché profumi ne ho tanti. Mi ha lasciato questo campioncino, che è una crema giorno e notte che io utilizzo, sapete, però non dell'Estée Lauder, io della L'Oreal, mi sembra, questo qui. Poi mi ha lasciato un altro campione della Clinique, poi questa qui che è una maschera notte della Filorga, non la conosco, so che ce l'hanno loro, eventualmente se mi trovo bene vado a prenderla. E poi un altro campioncino, questo qui sempre da utilizzare di notte, della Estée Lauder. E niente, questi. E poi mi sono rimasti altri
26-27 euro nella carta, ma volevo prendere il pump della Nabla, veniva sui 18-19 euro, che ne hanno parlato molto bene, però ho detto, boh, non lo so, tanto è una cosa che va lì per lì e poi non... cioè svanisce, mi sembra quasi una strunzetta. Io le labbra ho fatto il filler, ma ad aprile ormai è andato via tutto, anche perché essendo stata la prima volta solitamente dura quei 2-3 mesi, ma vi dirò che ancora un po' si vede. Infatti anche il chirurgo, che poi è il dentista che lavora da noi, ha detto, anche lui si è meravigliato, ha detto, mamma mia, ti sta durando, ma non è più come prima, dovrei rifarlo, ma non glielo chiedo, abbiamo troppo da fare. Eventualmente in un futuro, se trovo un bravo chirurgo qui nella mia città, magari me le vado a rifare, però sono cose che costano parecchio. Io con lui, a parte che lui me l'ha regalata, perché era da poco, cioè da poco che poteva farlo, avendo preso anche questa cosa qui, e diciamo che tra virgolette ho fatto un po' da prova per lui, da cavia, e quindi non mi ha fatto pagare nulla, ma la prossima volta io vorrei pagare, perché non mi sembra giusto. Vabbè, siamo amici, si sa, no? Poi lavorando lì, magari anche solo pagargli la fialetta, ma so già che lui mi direbbe di no e mi scoccia, perché sono comunque cose che costano 300, 400, 500 euro, dipende da chirurgo a chirurgo, e quindi è una spesina che magari voglio fare un po' più avanti, quando ho qualche spiccio, diciamo spiccioni, perché sono comunque soldi, in più magari me le voglio rifare, perché le mie labbra sono veramente sottili, soprattutto questa sopra, questa sotto può rimanere così, quindi magari questa sopra mi piacerebbe rifarla, però più avanti, ormai quasi un annetto ad aprile, adesso vedo. Allora, adesso provo a vedere se i miei tappeti si sono asciugati, che ore sono? Sono le 10:35, vedo un attimino. Sì, vi dirò che si sono asciugati, anche perché ormai è una settimana che sono qui fuori, e così li metto via. Questo qua io li tengo qua sotto, questo santo mobile, e basta. Mi dispiace farvi venire il mal di mare, ma questo è, stiamo insieme come se fossimo tutte qui a casa, e basta. Gioia, andiamo che è freddo. Piego questi, così li metto via finalmente e finisco di preparare la tavola, perché io inizio una cosa e lascio a metà l'altra. È anche incredibile, mi vengono in mente le cose un po' alla volta. E basta, metto su la pasta, altrimenti non ce la faccio, perché tra un po' devo scappare. Eccomi ragazzi, 11:01, io mi sono preparata il pranzo, così appena torno mangio, lo riscaldo. Alla fine ci ho messo un cucchiaino di sugo con noci e carciofi della Barilla, mi sembra che ha aperto, è uno dei sughi pronti che piace tanto a mia figlia, però gliene ho rubato un cucchiaino. Adesso io vado, spero di fare in fretta perché ho una gran fame, ma credo di sì, e niente, poi mangio. Voglio riposarmi, spero, una mezz'ora, tanto oggi devo andare al lavoro un po' più tardi, e quindi spero di riposarmi un po', e poi domani è venerdì, domani sarà una giornata tosta al lavoro, vado a lavorare presto domani, però è anche vero che finisco presto, quando vado presto finisco un po' prima, e poi sabato si parte. Allora, adesso io vado in questo ufficetto e ci vediamo dopo. Fatto, ci ho messo pochissimo, e... Adesso lunedì devo andare da un'altra parte, poi ho giovornuto. Comunque ci sono a volte quei periodi che bisogna andare in giro, qua di qua, vai di là, vai di qua, la burocrazia, questa benedetta burocrazia. Però per fortuna che molte cose si possono fare anche online. Amore, sì, adesso ti do la pappa! Si possono fare anche online, così meno giri. Adesso mangio perché ho fame, davvero fame, però volevo salutare le ragazze su Instagram, perché è già qua una settimana che non mi faccio vedere, non lo so, adesso le saluto, così dopo saluto anche voi. Dunque, sono andata a vuotare i bidoni, portato di nuovo fuori Joy, e adesso lavo un po' la macchinetta del caffè.
perché tra un po' vado al lavoro, ma un altro caffettino lo voglio prendere. Allora, mi stanno scrivendo in tantissime che è venuta una bella scossa di terremoto qui dalle mie parti, ma ragazze, io non ho sentito nulla, per fortuna. Ultimamente sta tirando tanto, ma si vede che essendo magari in un edificio nuovo, non lo so, io non ho sentito nulla, per fortuna. Ma in tantissime su Instagram mi state scrivendo, siete sempre così ma io davvero non avrei mai immaginato che aprire un canale mi portasse ad avere tanto affetto. Ma ragazze, ma grazie davvero, io non so come ringraziarvi. Mi dispiace sempre del fatto che non riesco più a rispondere come una volta ai commenti. Mi dispiace tantissimo perché siete tante qui su YouTube, tante su Instagram, e faccio fatica. In più, sapete, lavoro. Vabbè, non lavoro full time, ma per fortuna part time. Cioè, part time, però c'è sempre quella una o due ore di straordinario. Quindi a volte non è più neanche un part time. Poi la casa, lo sapete, la famiglia, i genitori, non riesco a stare più come tempo fa dietro ai commenti, e mi dispiace tantissimo. Però ricordatevi che io vi leggo, a volte vi leggo proprio con tanto tempo di ritardo, ma vi leggo sempre, e siete troppo troppo dolci. Allora, e quindi niente, non ho guardato neanche il telegiornale, perché io, ragazzi, ormai sono, è tanto tempo che non guardo il telegiornale, perché sto male. Io avevo proprio iniziato ad avere una forte depressione, non vi dico dopo che è scoppiata la guerra, so che sbaglio, però comunque io ho mio marito che è intellettualmente molto impegnato in tantissime cose, quindi quando lui torna a casa mi riferisce un po' a quello che succede nel mondo. Ma io quando le guardo da sola, soprattutto ciò che riguarda guerra, oppure il fatto di questa mamma che le è morto il bambino, io sto veramente male, cioè, ma veramente male. Forse sono troppo sensibile, forse non lo so, ma sto veramente male, e quindi io la televisione non la sento. La sentono i miei, infatti mi hanno telefonato e mi hanno chiesto: Sabri, ha 83 anni, Sabri, hai sentito, tutto ok? Tutto, mamma, io sono a posto, cos'è successo? E quindi la prendo sempre dalle altre persone, ma non direttamente. Lo vedete, io non ho neanche mai, tengo la televisione accesa, raramente la tengo sul Grande Fratello, ma solitamente sto proprio in silenzio, visto che comunque il lavoro è abbastanza rumoroso come lavoro. Io quando sento tanti tanti rumori, quando arrivo a casa ho bisogno proprio di chiudere la porticina, tranne, vabbè, quando torniamo a casa la sera, che non amiamo tantissimo guardare la televisione mentre ceniamo, spesso la teniamo accesa, ma così in sottofondo. Il bello è che è lontana, quindi non è molto pesante quando siamo qui a cenare o a pranzo, e quindi non la guardiamo, sì, giusto un po' la sera, ma oppure nel letto, che ci fa proprio da sonno. Allora, adesso prendo il mio caffettino, poi voglio andare ad utilizzare, ragazzi, quel contouring che ho preso prima della linea della Palma, perché sono curiosissima, e poi vado al lavoro. Stasera dovremmo uscire leggermente prima, se va tutto bene, e poi vabbè, domani è venerdì, a me piace tantissimo il venerdì. Allora, mi preparo per andare al lavoro. Dunque, ho bagnato la mia spugnetta, la vedete un po' lorda perché stamattina ho messo il blush, ma devo assolutamente lavarle, questa e questa, le devo lavare perché è il momento. Io, diciamo, ogni 2-3 giorni le lavo, ogni 3 giorni, perché le uso una e poi le lavo, in modo che utilizzo sempre le spugnette belle pulite. Non mi piace utilizzare cose sporche, soprattutto nel viso. Credo che queste spugnette, queste cose qui, tengano, non è un gioco, amore, conservino parecchi batteri. Allora, usiamo lui, questo che ho preso prima di Diego della Palma. Sono curiosa, anche se non andrebbe messo adesso, andrebbe messo prima del blush, ma io sono troppo curiosa, quindi lo proviamo insieme. A me sembrava molto più freddo quello che ho visto lì, però era il 51, sono sicurissima. Allora, va messo qui dove c'è l'osso, perché io seguo anche Alessia Mancini, ve la ricordate, su Instagram. Lei fa un sacco di dirette di trucco, è veramente brava, mi piace come sì, è freddo, come si trucca. E mi ha fatto vedere, cioè mi ha fatto scoprire anche un blush di Charlotte Tilbury
molto bello in crema che si può utilizzare. No! Ecco, brava Sabri, molto brava, già ammaccato. Che si può utilizzare anche... No, l'ho rotto. Anche sulle labbra. Vabbè, Sabri, sei la numero uno. E quindi... No, va. Mi piace tantissimo. Guarda che è veramente brava a truccarsi. Si vede che è una cosa che le piace. Comunque, insomma, non si vede nulla. Perché comunque l'ho messo sopra il blush. E non si mette prima il contouring. E niente, lo stendo. Io adoro la spugnetta, ragazze, più del pennello, non so perché, però mi piace di più la spugnetta. E vabbè, io sono ancora molto scura, quindi non si vede una mazza. Forse dovevo prenderlo più scuro. Ripeto, adesso sono già truccata da prima, quindi devo vederlo senza trucco. L'ho voluto provare, non so se vede una mazza. Sapri, non si vede una mazza. Mazza, 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 si vede? La mia frontona? Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Tutto fa Broadway nella vita, tutto fa Broadway. Comunque, fatto ciò, vado a mettere la mia new matitone. Sapete questo qui della Nabla? Io adoro. E ne ho ancora un po', poi ne ho un'altra di scorta che avevo preso con le offerte. Metto questo, basta, io ho già il mascara, non metto nient'altro. Metto solamente un po' di lucido. È questo rossettino che mi sta piacendo tantissimo. Guardate qui, ho un'altra spugnetta, piena di spugne. Della Essence, che ho preso tempo fa. Il collagen si chiama, è un rossettino, lo sto utilizzando davvero tutti i giorni ed è così, fatto così, non ha numeri, però questo qui rimpolpa un po' le labbra, sento proprio come se facesse questo movimento, ma non è forte e in più vedete lucida, mi piace tantissimo, ce l'ho da un po', e lo sto utilizzando tutti i giorni, facendo questo buco molto... Vabbè, dopo le mie cavolate, non faccio piastra perché l'ho fatta stamattina e non la rifaccio un'altra volta. Questi sono i miei capelli. Ragazzi, io vado al lavoro, vado verso il lavoro. Niente, io vi auguro tante belle cose in questa giornata. Non so quando vedrete questo video, alcuni li ho eliminati, non so perché, non... mi sembravano troppo troppo vecchi. E basta, io vi mando un bacione grandissimo, e se vi va, sempre solo se vi va, la Sabri vi aspetta qui al prossimo video. Vi voglio bene, amiche mie, al prossimo video, ciao.